Allora a tutti vicini, io sono Valentina e benvenuti in questo nuovo video in cui faremo un vlog a Gardaland. E sì ragazzi, dopo un anno siamo tornati qua a divertirci, andare sulle giostre acquatiche, rilassanti, tranquille e anche a vomitare. Ebbene sì, non vedo l'ora di cominciare questa avventura. Io direi di avventurarci direttamente nel mondo di Peppa Pig, perché Peppa Pig, ragazzi, io la amo, è proprio una meraviglia Peppa Pig. Il mio personaggio preferito di quando ero piccola, quindi andiamo nel mondo di Peppa. Ho incontrato il mio idolo di quando ero bambina. È sempre stato il mio sogno più grande abbracciare Peppa Pig, aiuto! E niente, posso dire di aver realizzato questo sogno dopo 15 anni. Sto già perdendo il mio gruppo. Il gruppo siamo in famiglia, vabbè. Ok, ne ho trovato una, mia sorella. Ciao Ele. Vabbè, e davanti ci sono i miei genitori, quindi più o meno, ok. Che poi io sono mezza orba, quindi non ci vedo da lontano e faccio molta fatica a vedere la gente. Però adesso li ho trovati e torniamo vicino a loro, perché sennò poi mi perdo, perché nonostante io venga qua da un sacco di anni, io comunque non mi ricordo la mappa né niente. Però adesso li ho trovati e ci siamo. Quando ero piccola non potevo fare molte attrazioni perché ero bassa. Per esempio un raptor, bisognava essere alti minimo 1,50, 1,40, non mi ricordo bene, mi sembra 1,50. E io ero alta 1,30, quindi andiamo su queste giostre. E che ne direste di tornare qua su, dato che sarò alta 1,68, però comunque un giretto tattico me lo farei lo stesso, dato che è una delle mie prime giostre, sì, magari io ci andrei. Ci siamo addentrati nel mondo dei cavalieri, dei cavalli, delle principe, dei principi, e perché dovevamo passare per andare al cinema. Quindi adesso stiamo andando nella direzione del cinema e non ci ferma nessuno. Guardate che bello, in mezzo alla natura, perfetto. Ora siamo nel mondo del Far West, pieno di sceriffi cavalli. Siamo appena entrati nel mondo del Far West e adesso ci sono sceriffi, cavalli e... oddio, c'è anche la pizza. Dov'è? Di qua. No, vabbè. Dan, dan, dan. La cosa divertente è che noi abbiamo appena pranzato. Mamma mia, che ride! E stiamo per andare su Raptor Oblivion. Contenta? Già. Io sempre. A me sta venendo già mal di pancia perché non l'ho fatto da un anno. E ti parlo proprio adesso dopo pranzo, non è che mi inviti proprio come cosa. Quindi probabilmente vomiterò arcobaleno se va tutto bene. Ho appena fatto Oblivion, adesso mi mangio un po' di patatine perché avevo un po' di fame. Sto cercando mia sorella perché è corsa che voleva riprendere un po' la scena. Io l'avevo già ripresa in precedenza. Adesso mi sono persa, perché lei ha i biglietti, ok, l'ho trovata. E niente, lei è tutta lì agitata, io tranquilla che mi mangio le patatine, è troppo divertente. Stiamo per salire su Kung Fu Panda, che è questa qua. Ok. Ho mangiato anche il pacchetto di patatine, quindi sentirò tutto il cibo sballottolarmi nello stomaco. Sono 3 ore che stiamo urlando cosa? Todoroki! 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 Stiamo andando su Fuga d'Atlantide. Contenta? Sì. Oddio, c'è la luce divina dietro. Di là. Perfetto. Guardate che meraviglia! Senza mozzarella. Andiamo, incamminiamoci. Rocky. Todoroki. Todoroki. Ciao. Ciao, siamo davanti, che bello. Anche
anch'io. Ragazzi, questa è la situazione. Fate che siamo davanti. Però poi alla fine ci hanno lanciato proprio le pistole d'acqua. Io adesso tutta la schiena bagnata. È una sensazione tremenda. E adesso pensavo di andare su Raptor tanto per prenderci l'otite. Perché sì, non vediamo l'ora. Chi è lei? Sto perdendo Ele. No. Scappa. Voglio ti seguo. Guarda che sono più veloci di te. Che poi è difficile stare davanti sulle giostre, no? Noi invece siamo riusciti a fare in un giorno solo Fuga d'Atlantide e Magic Mountain, che adesso si chiama Shaman, Shazam, vabbè. E davanti tutti. Ed è bellissimo. Però adesso stiamo andando su Raptor e vediamo se anche lì abbiamo questa fortuna. Speriamo tanto di stare davanti, perché Raptor è la mia giostra preferita. E niente, non l'avremo. Lo so anch'io. Andremo per ultime perché... No, non dobbiamo dirlo, perché se vai per ultimo la giostra va più veloce. Ma non è un segreto, la fisica. Lo so. Vabbè, io l'ho scoperto 2 anni fa. 3, vabbè. Non so contare, viva la matematica. Questa scena mette ansia perché è ricoperta da foreste, lupi. No, non è vero, sto semplicemente rendendo l'atmosfera un po' più tragica, cupa. Però è sempre bello vedere un po' l'atmosfera a tema Halloween. E adesso stiamo andando su Raptor. Non vedo l'ora, è la mia attrazione preferita. Guardatela che stanno per scendere. Volevamo fare una sfida. Però sapete che a un certo punto ti fanno la foto nell'attrazione. Ecco, tu come che volevi fare la faccia? Seria, così, tranquilla. Io invece tipo... che vabbè, no, era te comune, quindi pensavo una faccia così molto sedicente. Ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo il mio dito stavo cadendo. Dicevo, mi fa male il dito perché ho il telefono in mano da 3 ore con il telefono in mano. Zan 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 zan. Che belle che siamo, wow. Zan 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 zan. Che faccia. Però almeno abbiamo vinto. Anche questa giornata si è conclusa. Io mi sono divertita tantissimo perché ho la luce che attraversa gli occhi. Comunque, spero tanto che questo mini vlog vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social, mettere un like e scrivere qua sotto in un commento. Commentate tutti con mi piacciono i panda, perché sì, non ha senso. E appunto, ci vediamo con un prossimo video. Ciao!